Piantumazione di numerosi alberi, un nuovo polmone verde non solo qui alla Meridiana dove ci troviamo in questo istante ma anche a Quarata. Siamo con l'assessore Alessandro Casi, che è una bella risposta a chi chiede più verde, aria pulita. Sì, il progetto è un progetto importante perché va appunto a dare un respiro in due luoghi importanti del nostro comune. Uno, innanzitutto voglio ringraziare a Zero CO2 Lega Ambiente ed Estra per aver portato avanti insieme all'amministrazione questo progetto che appunto, come dicevo prima, riguarderà due aree importanti della nostra città, del nostro comune. Una appunto quella della Meridiana, in cui sono state piantumate oltre 400 piante e daranno respiro a quello che è una zona che comunque riguarda una zona che è interessata da forte traffico e quindi rivolto anche allo sviluppo della città darà appunto una risposta sotto questo punto di vista. L'altra area è una zona come conosciamo tutti, quella di Quarata, un'area industriale in cui già oggetto appunto di scavi e quindi anche di un uso intensivo di quello che è il sottosuolo. E con questo progetto riusciremo a dare una risposta importante rivolta all'ambiente. Come amministrazione ci interessava molto portare avanti questo progetto e l'abbiamo promosso appunto a 360 gradi per portare avanti quello che è un interesse importante legato all'ambiente, allo sviluppo soprattutto alle politiche ambientali della nostra città, del nostro comune, e quindi abbiamo aderito assolutamente in piena forza. Il totale degli alberi piantati corrisponde a 1000 alberi di varia natura, no? Collegato alla tipologia del luogo ovviamente. Sono 1000 alberi che verranno poi curati e manutenuti per 2 anni da parte di Estra e poi passeranno ovviamente all'amministrazione comunale come manutenzione. L'obiettivo naturalmente di queste piantumazioni che noi facciamo insieme a Mosaico Verde in Toscana e in Marche, che sono le nostre due regioni di riferimento, hanno l'obiettivo di contribuire al miglioramento dell'inquinamento, all'abbattimento diciamo della CO2 e quindi anche a contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico.